Una fede che vive solo di riti muore, una fede che si incarna nella vita delle persone e delle famiglie vive dei loro stessi desideri, dei ricordi e delle storie. Di storie personali e di vita comunitaria fatta la devozione alla Madonna della Lettera, celebrata l'ultima domenica di luglio nella parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. Ancora ieri sono arrivati degli ori portati, ma dei vecchi che i figli magari, erano dei nonni e li hanno portati in dono alla Madonna. Se la fede si incarna, vive nell'accogliere, nel rendere grazie, nel donare, il Vescovo ha celebrato la Madonna della Lettera sottolineando di fronte allo scenario meraviglioso di questo angolo di paradiso affacciato sul Golfo i tre verbi del Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, invitando a non vivere di una fede di riti ma di una fede incarnata. Pochi residenti, tante seconde case. Comunque, questa parrocchia qui è bellissima e si sono susseguiti con me e loro 8 parroci. Abbiamo fatto un sacco di lavori, ristrutturazione, tetto, campanile, campane. La fede a Corte si incarna nella vita delle famiglie dunque. Nell'83 io sono andato a trovare dei miei parenti a New York e sai cosa c'era nella sala? C'era la Madonna della Lettera. E nella vita delle persone, come Margherita Maria Lettera e sua figlia Alice, che compierà un anno fra qualche giorno. Mia mamma è dovuta rimanere a letto 9 mesi e in questi 9 mesi ha pregato molto la Madonna della Lettera, Madonna a cui siamo molto affezionati, evidentemente. E quindi alla mia nascita, il 26 giugno, hanno deciso di chiamarmi Margherita Maria Lettera. Diciamo che abbiamo fatto affidamento anche noi alla Madonna della Lettera e quindi abbiamo deciso di chiamarla Alice Maria Lettera, anche lei, sì. Una fede fatta di storie, dunque, che si intrecciano. Sono i biscotti di Messina, della Madonna della Lettera, che... E come sono arrivati a Santa Margherita? Sono arrivati quando siamo stati a Messina noi, e di conseguenza abbiamo fatto conoscenza con i messinesi e abbiamo cominciato a prendere i biscotti. Ad accompagnare la comunità nei giorni della festa quest'anno Don Nicola Migliaccio. Abbiamo tutti bisogno di una mamma. Tutte le persone che sono venute in questi giorni, c'è stato un bel viavai, un bel flusso. E sono venute, si sono inginocchiate, hanno pregato, hanno posto la loro vita nelle mani della Madonna. Proprio in segno di affidamento. Signore, ecco la mia vita, te la pongo, no, la pongo in mano a te attraverso le mani di Maria.